Oggi esploriamo i costi enormi di una guerra, soprattutto quando essa è alimentata dall'intervento americano. Al centro della nostra analisi ci sono i caccia F-16, strumenti di potere e conflitto che hanno un prezzo altissimo, non solo in termini finanziari, ma anche umani. Il costo di un caccia F-16 americano varia a seconda della configurazione, del modello e dell'equipaggiamento. Ecco alcune stime generali per darvi un'idea della portata finanziaria di questi strumenti di guerra. Un F-16 Block 7072, la versione più moderna, può costare tra i 60 e i 70 milioni di dollari per unità. Questo prezzo riflette le ultime tecnologie e aggiornamenti che rendono questo aereo una macchina da guerra avanzata. I modelli più vecchi, come l'F-16 Block 5052, hanno un costo leggermente inferiore, intorno ai 40-50 milioni di dollari per unità. Anche se meno avanzati, rimangono comunque strumenti potenti nel campo di battaglia. Tuttavia, il prezzo dell'aereo è solo una parte del costo totale. Ci sono anche costi aggiuntivi significativi per l'addestramento dei piloti, la manutenzione, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento di supporto. L'addestramento dei piloti richiede mesi, a volte anni, di formazione intensiva e specializzata. La manutenzione degli F-16 è un processo continuo e costoso, che richiede una logistica complessa e un personale altamente qualificato. I pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti di supporto sono essenziali per mantenere gli aerei operativi e pronti al combattimento. Ma questi costi elevati non si limitano alle sole spese militari. Ogni conflitto alimentato da questi caccia ha un prezzo umano incalcolabile. Le vite perse, le famiglie distrutte e le infrastrutture devastate sono il vero costo di una guerra. Quando gli Stati Uniti decidono di intervenire, spesso con il pretesto della difesa, le conseguenze sono gravissime per le nazioni coinvolte. È essenziale riflettere su questi costi e chiederci se l'intervento militare sia sempre giustificato. La guerra non è solo una questione di denaro, ma di vite umane e del futuro delle nazioni. Solo comprendendo l'intero costo della guerra, possiamo lavorare verso un mondo più pacifico e giusto. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale per altri approfondimenti e analisi. E ricordate, la pace è sempre la soluzione migliore.